Ma e poi si gioca. Non è perché vuoi andare sul sicuro, eh? No, solo per fare qualche cazzata in più intanto. Che finisce di fare le cose, 200. gli aggiornamenti. Allora, crea il tuo porto e insomma arriva un cazzo. Casata. Patronus e pure la bacchetta, tutto si può fare. Come si fa? Get sorted now or take reality sorting cerimony. No, se reality sorting cerimony, no, grazie. Allora, cosa ci interessa di più, Gigi? Il Dawn o The Dusk? Che ci piace di Fai il più? tasso, fai il tasso. Ma è tasso. Allora, me Ah, te la dico io cosa scegliere, lo dici tu? Vabbè, allora dai. non è il tuo testo, non c'è. Cioè, vai. Allora, io preferisco il tramonto comunque. Cosa, il Non tramonto? l'alba. Alba No, o tramonto? tramonto, tramonto. Tramonto sempre. Tramonto, sì, sono d'accordo. Allora, un tizio di Conforta che ti dice che sono sicuri che ti Un confronta. tizio? Cioè un babbano ti confronta e dice che è sicuro che tu sei un mago o una maga, cioè uno strega, uno stregone. Cosa fai? Allora, gli chiedi cosa glielo fa pensare. Gli dici che hai paura per le loro condizioni mentali e che gli chiamerai un dottore. Dici di sì e gli chiedi se vogliono un come cazzo si chiama? Vabbè, un coso della fatina, un piccolo cosetto della fatina. Gli dici di sì e te ne vai via lasciandoli con l'idea se stai bleffando o meno. Ma questo mi piace, questo che hai detto Sì, te. pure a me piace l'ultima del bleffare. Gli altri un po' sti cazzi. Poi, un troll si è incazzato, è entrato nello studio del Gran Maestro The Hogwarts, sta per spaccare tutto quanto, distruggerà i tesori, vabbè, non c'è un cazzo. In quale ordine salveresti gli oggetti dal troll se riesci? Allora, una quasi perfetta cura draconica. Che cazzo è? Ah, cura per il coso dei draghi. Ma sti cazzi della cura per i cosi Ma dei draghi. tre, due, tre, Student Dragon tre. Greenback Millers. Allora, Cos'è un questo? i cosi. Ma senti, forse va su tre questa, però sti cazzi, dai. Il registro degli studenti degli ultimi 1000 anni, mi frega un cazzo. Due, due, direi. Un mystery handbook full of strange runes. Vabbè, un libro con le rune Uno. sopra, cioè, mi pare giusto. Uno, uno. Fanculo la pozione del coso dei draghi. Allora, stai per iniziare a imparare a Hogwarts. Cosa vuoi imparare? Le creature magiche e come te ci puoi inamicire e le puoi curare, volare sulla scopa, magia di apparizione o disapparizione, o essere capace di materializzare o di materializzarsi a tuo piacimento, segreti sul castello, trasfigurazione, trasformare oggetti in altro oggetto, stregonerie e magie. Io so già. Every area of the magic I can. Ma io direi apparizione e sparizione. Pure io sono tra apparizione e sparizione, trasfigurazione magari e all the area of magic, però sono più dello area of magic, io sono curioso. Quale delle seguenti con quale dei seguenti termini udiresti di più le parole se ti ci chiamano? Le persone che ti ci chiamano? Ignorante, egoista, ordinario, codardo. Codardo. Codardo il meme de coso di Chiara del Ritorno al Futuro, quando gli dicono codardo a parte. Allora, codardo, ordinario, selfish, ignorante, ma forse. Sì, forse, ma più che altro perché non è vero. Cioè, nel senso di queste tre sarebbero tutti insulti stupidi. Sì, codardo, codardo, sono d'accordo. Che strumento musicale ti piace di più sentire? Il piano, il tamburo, il violino, la tromba. Tra violino e piano sono in realtà. Tra
Tamburo è figo, però. Mio cugino suonava la tromba ed non era male, però. Violino, violino forse. Se. If you're attending Hogwarts, which pet will you choose to make care of? Allora. Che animale togliamo? Gatto, rana o il fucking gufo? Gatto. Anzi, una rana, La rana, la rana è figa la secondo me. rana. Poi secondo me, Mi gufo è fa troppo, troppo goffo. mainstream il gufo. Sì, no, il gufo no. Gufo è troppo mainstream. La C'è un rana. ranocchio bello carino. Allora, quale sceglieresti di prendere con te? Sta ranetta tutta gialla e nera. Dragon Todor, dai, è bello, guarda, è fiero. La ranocchia drago. La non so che cazzo sia ranocchia, però non ci sei. No. Una rana normale, No. boh. Questa, cioè, questa vuole che tu la porti con te, però Questa fosse lei, questa viola. l'ultima proprio vuole che la porti con te, quindi fanculo Questa la viola. dragofiera. Questa qua si fa. Scegli destra o sinistra per continuare. Questa sinistra è Sinistra. difficile. Hanno fatto la scelta sbagliata, Vabbè. Alex. No, a destra. Cosa Hai ragione, sinistra. hai messo? Ah, mi sta aspettando il cappello. Che mi fa diventare? Un coglione mi fa diventare. Cosa hai scelto, Alex? Oh, serpe verde, sinistra, sinistra ovviamente ho scelto. Serpe verde, Minchia, vabbè, sei era come un. easy. Era easy, era serpe verde, cioè che cazzo può essere? No. Cioè le altre casate non esistono. Bisogna fare i cattivi. Che è qua il patrono, se posso scegliere? Guarda, è bello. Positive protection. Sì. Ma fighissimo sto sito. Che devo fare? Devo strillare Patronus nel microfono e me lo dà? Prono? Patronum! You can only discover your Patronum once the question are timed. Go with your instinct. That's. A tempo pure, dai, dai. Al volo, al volo. Rilassati e pensa alla tua memoria più felice. Glitter, shine, glow. No, glitter mi fa cagare. Glow forse è meglio. Proprio come parola, oltre che a come cosa che luccica, che glows in the dark. Vabbè, freddo. Comunque col caldo. Anche perché non sono troppo freddoloso. Over, under, around. Around. Non so che senso abbiano queste cose. Però mi faccio facciamoci trasportare dai maghi. Oh! È già apparso? Boom! Già c'è un po' di Patronus, incredible! Hai quasi fatto un Patronum. Un Patronus. Excellent magic. Together alone. Alone, alone. Alone in the dark. One more caster shall do it. Ne manca solo una, GG. Che Patronus ci abbiamo? Spirito, cuore e mente. Non lo so. Oh, è difficile scegliere. Niente. Go with your first instinct. No, era difficile, questa era difficile scegliere. Ancora l'istinto. Advice. Advice, più advice. Spirito e mente è la nostra scelta. Stiamo finendo nel buio più totale. Click drag and release for your patronus. Madonna, ma quanto cazzo sono forte! Un Black Mamba! Bro, cioè sono un serpeverde con un Black Mamba come Patronus. Un fottuto fenomeno. Vediamo un po' la bacchetta. E poi iniziamo a giocare davvero. Allora, come ti descriveresti? Alto. I tuoi occhi sono nocciola. Non so, marroni o nocciola. Penso più nocciola che marroni, boh. Marroni, un po' più scuri.
Il giorno che sei morto, sì, è morto, sì, che sei nato, un numero pari. Cosa sei più, di cosa sei più fiero? Determinazione, originalità, ottimismo, kindness, resilience, intelligence. Boh. Boh, intelligence. Sono intelligente, mi sento intelligente. Traveling alone down a desert road you reach across. Woods, what do you do? Verso il mare, verso il castello, nella foresta. Nella foresta. Do you most fear fire, darkness, isolation, heights, small spaces? Cos'è che mi spaventa di più di sta roba? Boh. Niente. Cioè, tra questa roba, boh, fuoco, altezze, forse. Forse più altezze che fuoco, boh, non so, fuoco non mi spaventa. Non mi spaventa un cazzo di questa roba, però forse altezze è quella più particolare. In una chest di artefatti magici cosa sceglieresti? Un coltello d'argento, cioè un pugnale d'argento, come si chiamano? Uno specchio ornato, un gioiello che brilluccica, una pergamena chiusa, una chiave d'oro, una bottiglia sporca, un guanto nero. Boh, la scrollo i guanti. Che Silver Dagger non è male. Scroll, dai. Che bacchettina ci abbiamo? Dogwood? Che è Dogwood? Dogwood wood with an unicorn core. Attenzione. 14 e mezzo and annealing flexibility. Va bene. Attenzione, ci siamo. E che devo, come completo il mio profilo? Create a portrait, famo pure il portrait, dai su. Che cazzo ci frega? No, non c'ho quei capelli. Dove cambiano i capelli? Come cambia i capelli prima? Non sono pelato adesso. Così. Che cazzo, perché c'ho gli occhiali rotti? Dove sto occhiali rotti, oh, coglione. Occhi. Naso a patata. Bocca incazzata, no. Sono nel chilling, no? Così un po' troppo. Troppo serio. Ma sti cazzi. Cappelletto so mettevo, no. Forse gli occhi un po' meno da rincoglionito. No, ma non sono neanche questi. Questi sono tutti strani. Un po' piccoletti. No, questi vanno bene. Ferpa col drago? No, felpa col drago ci piace. E baffetto c'è sta qualche cosa. Non ho una barba così folta al momento. Lasciamo così. Black, abbiamo la ranocchia perché abbiamo scelto la Ma lui ranocchia. Che attacca, no? Porco Dio, ma sei proprio un è babbo sta roba? locco, sei. Un babbo locco, sei. Va bene così, sì, ci frega un cazzo. Salva Dash, abbiamo fatto. Mo'
completato il profilo, l'ho collegato a Warner Bros. Legacy. Ok, come si collega? Qua, no? Community. Drop di Twitch. Sblocca ricompense esclusive. Sarà qua. Associati ora. Ok, go to Warner Bros. Games. Welcome and continuous Alexander Mascara. Connesso? Ci siamo? E si è fatto. Steam è connesso, perfetto. Adesso si va su Hogwarts Legacy, dov'è? Main gaming, let's go. Più di tutto. Fammi acquisire Hogwarts Legacy. Cioè, nel senso, devo fare questo. Andiamo qua. Allora, lettore dei menu. No. Oscillazione della visuale. Boh, non so. Modalità di antagonismo sono normale. Modalità di mira lo scopriremo dopo. Lancio gli incantesimi. Attiviamo le modalità di lancio gli incantesimi. Vabbè, questo lo scopriremo dopo, no? Zona morta della visuale 0. Sensibilità del cursore. Tasto. Boh, vabbè, continua. Come X, continua. Forma di sulla privacy, accetto ovviamente. Abbiamo letto proprio tutte. Instant. Serpe verde, bacchetta crine di unicorno. Azzo. Indeformabile. Cioè, la bacchetta è indeformabile, bro. Sono un fenomeno. Maschera a teschio, sì. Abito scolastico da fanatico della casa. Sì, non ci frega cazzo. Tanto non. Benchmark hardware, e famolo sto benchmark. La consigliata è media, ma proviamo a mettere elevata. E vediamo se funziona. Va bene. Se mi dici che superano le consigliate. Media. Secondo me non le superano le consigliate dal mio hardware, però se lo dici tu. 144 frame. Va bene. Continua. Continua. Let's go. Dove stai a fare, Gigi? Game su LOL. Azzo. Sposta il cursore fino a quando l'immagine non diventa quasi impercettibile. Però non la vedo proprio. Che è quasi impercettibile qua, tipo. Così, per me. Non so in streaming se si vede. Se devo alzare un pochetto per la streaming. Si vede pure in streaming uguale, dai. Alziamola leggermente rispetto a dove vedo io. Speriamo che giri bene sto giochino. Mi sente tutto in streaming? Penso di sì, no? Sì. Bla bla bla, 1, 2, 3. Sì, sembra che si senta tutto, quanto pure la magia. Siamo lieti di informarla che lei ha diritto di frequentare il quinto anno della scuola magistrale. Il suo scolastico inizia il 1° settembre. Le sono stati forniti i materiali necessari per le lezioni che troverà con sé durante il viaggio verso il castello. Come forse saprà, il decreto per la ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni proibisce l'uso della magia al di fuori della scuola, al di sotto dei 17 anni. Tuttavia, viste le sue circostanze particolari, il ministero ha gentilmente consentito di permettere al professor Eleazar Figg di aiutarla ad affinare le proprie abilità magiche, prima di accompagnarla da Londra al castello per il banchetto di inizio anno e la cerimonia del smistamento. Va bene. Azzo, è moso, cazzi, la creazione del personaggio. Da che se parte? Se non posso cambiare la faccia in nessun modo, vedo, quindi devo cercare tipo quello più somigliante, instant. Forse. Forma del viso.
così, forse un po' più lunga, un po' più tonda. Capelli i capelli di quando ero più giovane, quelli i lunghi. Mi fa tanto, sembro bully, cazzo. Una roba, no, troppo. No. Così ci potrebbe quasi sta. Adesso in realtà. Colore dei capelli. Bella selezione del colore dei capelli. Così forse. Cicatrice no. Lentiggini nei zero proprio. Carnagione sopra un po' più bianchetta di questo io. Sopracciglia. Madonna, sono tipo sottili, un po' strane così. Colore degli occhi. No. No, rossi no. No, questi vanno bene. In effetti sono uno studente, ma penso di essere in grado. Sono impaziente di andare a Hogsmeade. Qualche ragnatela è un po'. Che bella soddisfazione! Sono impaziente di andare a. Qualche ragnatela è un. In effetti sono uno studente, ma che penso di essere in grado di aiutarla. È stata bellissima. Credo che mi divertirò molto in questo corso. Madonna, che brutto, bitch. C'è un'altra faccia. Un'altra forma del viso un po' più particolare. Tipo lui. Però andiamo sempre così. Ma cambia qualcosa se. Se cambia il personaggio o no? No, forse no, forse sono identici. Sì, forse sono completamente identici. Vabbè. Non mi ricordo che cazzo sopracciglia ho messo. No, no. Queste forse. Niente taglietti, queste. Queste sono un po' troppo. Queste magari. Che qualche ragnatela è un po' di polvere. Quella che ragnatela è un po' di polvere. Sono impaziente di andare a. È stata bellissima. Credo che mi divertirò molto in questo corso. Lo metto in inglese sto gioco. Devo mettere un nome da mago? C'è sta tipo un sito che mi dice il mio nome da mago di Hogwarts. Tanto trash sì, con le anime sì, gli danno le anime. Noi chiamiamo Alex Maschera, nostro nome si è maschera di Alex, scusa. Allora, il nome sarà Alex, non maschera di Alex, ma no, Alex Maschera con la Q, tipo tutto strano con Q. Maschera. Mago, strega, mago direi. Giochiamo a normale, ma pure è difficile secondo me. Un'armatura è un potere magico. Vabbè, come normale, dai. Ogni anima, quindi ho più 50 potere magico e più 50 di armatura. Quindi diventa scala d'armor infinita lui.
gli occhi, il, capello, il colore degli Oddio. Occhi non ha cambiato. Un bel genere. Ah, ecco il colore della pelle un po' più pure qua. Scusa, e perché c'ho pure là il colore della pelle però? Sono bianchissimo proprio, è quello il fatto. Comunque è carnagione. Dove sei rosso in faccia in pratica. Ok. Vabbè, passo così. Iniziamo Hogwarts Legacy. Tra l'altro vediamo se gira sta cosa su sto PC che. Ah, sembra che siamo già pronti per partire. Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professor Fig. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato... Oh, Eliasar. Ragazzo, c'è il personaggio mio incredibile. Per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... Meglio non parlarne qui, Eliasar. Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea! A meno che al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto, signore. Dopo di te. Non torno al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. L'ammasso di rocce. Vai, vado agli invisibili. Joystickino, joystickino. Oh. C'è un tizio tutto strano che ci segue. Siamo proprio qui. Prima della partenza. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. A scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. E nemmeno io. Ciao, ciao. Siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Carmen. Non potevi avere un mentore migliore. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Il signor Osric è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Brillante carriera, attenzione. Hai letto questo? Che è successo? I Goblin. I Goblin si ribellano. Sì, Ragnarok. Non tutti concordano sulla pericolosità Ragnarok. Di Ragnarok. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero. Drago. Ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. C'è trasferito un cazzo. È stata tua moglie, Eliasar, occhio un po' troppo... che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam. Sono proprio buono a farlo. Ma come?
Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Oltre viewer, chi è venuto? Salve. Prima di poter rispondere, salve a chiunque sia venuto a guardarmi. Uno sono io. Non mi ha più inviato nient'altro. Uno sono io e l'altro sarà un altro. L'ha portato il suo gufo. Ma senza una lettera. Posso solo presumere che sia liberato. Doppio, sì. Non c'ho manco il bot. Se quello di Stream Elements non posso aprirlo. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra metallo goblin. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Non lo vedo. Attenzione. La faccia del nostro giornale l'ho scritta. Barba sottominata. Saperti. È la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta! Non so che è la cosa... Aspetta... Non vedrà cosa ha mangiato il tizio. Resisti! Guarda queste espressioni facciali del mio personaggio. Ma di nuovo che è proprio... Io ho il volante perché vado sotto, ho visto una persona morire. Una shit. Altissimo, no? La chiave! Sì. Vabbè, ma queste sono tutte piccole... Non c'è un cazzo per ripetere non so quante centinaia d'anni prima, o migliaia d'anni prima. Cioè, tipo 3-4 generazioni prima di Harry Potter. Quello del più. Va tutto bene? Sei ferito? No. Solo un poco. Tieni. Ti rimetterai subito. Una è una pozione rigeneratrice. Dimmi, ok. Tasto joystick, grazie. E bevi, su. Tu ce stai a mettere, madonna mia. Cos'è successo? Povero George. Non ci credo che... Che diavolo gli è preso a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore. Signore. Dove siamo? Non ne ho idea. Ma quella che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Alza adesso. Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Lo farò. Ma restami accanto. Non sappiamo chi ha creato la passaporta. O perché. Allora, metto un attimo pausa. E quanti pesci stai spammando? Voglio vedere se posso alzare un po' la qualità grafica. Vedete se gira comunque bene. E forse abbassiamo un po' l'audio. Ma leggermente, tipo 80. No, configurazione audio però cuffia, magari vabbè uguale. Vediamo quanto mi fotta il frame rate sta roba. Fiala. Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine. Lei che la passaporta servisse a portarci proprio qui. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. Pazzo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene, sì, vediamo sì. Se riusciamo a trovare un sentiero, anche se abbandonato. Non si fa mazza. Fa attenzione! Che ho fatto? Oh, non ho srotolato un coso. Saltellino? Doppio salto.
La passaporta che ci ha portati qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia antica. C'è una bacchetta in mano già. Magia antica? Sì, una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata dimenticata. C'è un effetto che mi dà fastidio, devo capire che cazzo è. C'è sta tipo il motion blur, eh. No, grazie. Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Non so come si è entrati in possesso della passaporta, ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero. Di qua. Un po' rotto quel sentiero. Perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro. Eccellente. Guarda come volano. Usa R per selezionare un bersaglio. Se preferisci bersagliare e fare un personaggio con la stessa levetta, disattiva l'opzione mira con la visuale di prestazioni. Sì. Ok, il bersaglio. C'era il bersaglio. Oddio, scivolatina. C'era il bersaglio. È stato un po' più scomodo del previsto. Sono un mix di. Boom. Il tuo lavoro di bacchetta va migliorando. Grazie, signore. Facciamo tutti i vasi. Siamo dei animali. Ah, lassù! Sta succedendo in questo momento! Non si capisce più niente! Oh, ma che sta succedendo? Cosa sta succedendo, Gigi? Andiamo un po', esploro, vedi, lì si cassa. 52 monete. Guarda cosa si sta inviando. Mettiamo come qua e poi c'è sto. Ci siamo, è poco più avanti. Guarda, guarda su, appena poi guarda su Instagram. Sì, sì. Può cambiare cover adesso. Mazzo. Ce n'hai una per due settimane, ma ogni giorno se vuoi comunque. Oh, reparo! Del fenomeno! Arriva di tutto il ponte! Oh, c'è un valore che mi scrive! È sotto un cielo! Sbagliato! Come vedete, ghetto trash qua. Ok. Va bene. È giusto che è stato da noi oggi. Ce ne frega un cazzo a noi. Non giochiamo ai maghetti. Come fa almeno ci il tutorial. Siamo poi. Quasi. Magari se guardiamo Sanremo però. Oh. Boom, boom, boom. Tutti i vasetti rotti. Spaccano tutti i vasi. Attraverso il professore.
costruire una cosa del genere qui. Per tenerla segreta, sospetto. La passaporta ci ha portati qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Andiamo, andiamo. Sì, professor Sfig, però fammi camminare un po' più veloce. La minimappa dimostra l'area circostante, dettagli dell'obiettivo della missione. Ok. No, scusami, ho sbagliato. Ma sai che in realtà adesso proviamo anche andare tipo a ultra e applicare le impostazioni e vediamo se regge. Anche se non so se l'ha modificata veramente o no. Indaga. Professore, qui c'è un intaglio murale. Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante. Vediamo un po' se c'è qualche forzierino magico, se no andiamo direttamente qua. Professore, questa statua... Forse questa era casa sua. Forse questa era casa sua? Dove sta il professore? Sta a fare cazzi suoi? Vabbè. Professore, io me ne vado. Vado verso l'obiettivo. Non so quanto pare, sbaglio. Ho tanto il cazzo. Boom. Vasetto, vasetto, vasetto. Un'altra parete di pietra cristallizzata. No, comunque devo abbassare un po' la cosa. Non per me, ma per la streamings. Che mi perde troppo, troppa roba. Magari mettiamo pure basse le ombre. Texture un po' più elevate. Nebbio, fogliame, tutto un po' più basso. Qualità popolazione. Samira ha fatto fareta solare al minuto 3. Porco 2. Ok. Cosa starà bloccando? Cos'è? Professor Fig? Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta. Il nome di Merlino. Cosa... Perché il nome di Merlino non ha detto cosa. Dove siamo? Oh. Non ci credo. Che troia. Siamo passati oltre. Oh, il tizio dorme. Non lo sveglia. Scusi? Infatti sono un coglione proprio, cioè, che dice scusi? Mattietti, passa, cioè, fammi intagliare. Il banchiere. Ah. Ma non può essere! C'è un effetto che mi dà fastidio. Solo un attimo, eh? Ma non può essere. Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. La banca. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. Proprio quella. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Tre capelli rossi, vabbè. Da questa parte.
Pensavo che so daltonico per davvero quando l'ho scelti. Mi sembravano. Stammi accanto. Castani. Dove manone lunghe? Il goblin. Dopo di voi. Dai, dai. Minuto 6, Sandra sta 45-0. Tenete le mani nel carrello. La tua, Samira? Se non volete perdere. Perfetto. Sì, perché ci hanno invaso loro. Però allora io c'ho Nautilus e quindi i patenti li ho già distrutti a livello. A livello 1. Non ho distrutto. Che questo effetto strano. Le camere blindate ci sono. Centinaia! In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste camere sono le più recenti. Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringotts? Oh, figo sto. Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco, l'estetica o molto potente, o entrambe le cose. Prendete un bel respiro. Che cosa? Quella cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Conosce già la cascata del ladro? Di nome? Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Lato la magia. La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringotts, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Mettetevi comodi, c'è molta strada da fare. Arrivati? Eccolo il goblin. Ispettore. Camera numero. La guardia. Camera 12. Ah, che giornata! Cazzatissimo. Prego, avanti. Cazzatissimo la guardia, ma sai, non c'è tanto voglia di sta qua a lavorare. Oh, ma c'è un unlock qui, Williams. Venga a parlare con noi, unlock. Enzo. Se vuole, se no. Faccia i cazzi suoi. Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Come il contenitore della passaporta? No, più scuro. Che sta fuori? I maghetti. Gioca i maghetti. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin. Sì. Hai il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Stavo ancora nel tutorial. Appena cominciato. Ah, però non hai ammazzato nessuno. No, perché per i babbani o i comuni mortali come i comuni mortali era oggi alle 19 l'embargo di sto gioco di merda. Sto bellissimo gioco. Fino a oggi alle 7 non si poteva giocare. Quando è stata l'ultima volta che sono entrati qui? Sono ormai secoli che un popolo fa la questa scrivania. Guarda che bello, è proprio un Dark Souls. Nessuno l'ha visitata fino a oggi. Un po' solo là. Oh, quello? No, cazzo, quello era qualcosa. Quello era palese uno scrigno. No, puoi parlare. Magari la rete. Sì, puoi parlare. Ah, no, non volevo entrare, però c'era una cassa lì. Bro, mi hai fatto entrare nella cosa. Posso rubare? Siamo dentro una banca. Boom, forse era aperto. 65 soldi. Gente, già nel 999.999. Boom. Altro che cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non so. Che cazzo è un. Signore, se lei potesse. Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. Una cosa. Buona fortuna. Vabbè. Professore. Era una trappa, era Patches questo. Non me l'aspettavo. Chiaramente un referenza a c'ha chiuso dentro. Vabbè, quello era pure mezzo gobbo. Era un riferimento. Riferimento, non era pelato. Era un goblin. Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vai, faccio vedere sto reveglio. Prepara la bacchetta e concentrati. Mazzo. Se hai come boss il. Ma che cazzo devo fare, scusa? Ah, tieni i soldi alla bacchetta. Ah, ok. Sì, ho capito. Non pensavo che era proprio una roba di levetta.
R, Revelio. E mo? Lancia Revelio. Dai. Ho visto qualcosa. Ti credi? Avvicinati un po' e riprova. Ma intanto guardiamoci dietro. Come al solito, quello Dark Souls, quando fai una roba all'indietro, vedi cose che non hai mai visto, no? Revelio. Ah, una porta. Easy. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Brilla tutto, questo tocca, tocca. Se ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Fai strada tu. Tocca, tocca. Siamo speciali, noi vediamo le cose che gli altri non vedono. Lumos! Guarda che dobbro! Questa non è una normale camera blindata. Bro, insegnami pure a me Lumos. Dovremo sudarcela. E se no non mi posso allontanare. Dovremo sudarcela. Penso che questa sia una specie di prova. Mamma mia, che odio il pitch sulla voce. Ma ignoro quale ne sia lo scopo. Cioè, per farmi scegliere la voce c'era una voce di un tizio e poi devo scegliere se pitcharla o abbassarla. Ma mi hanno detto che... Ed è realmente... La personalizzazione fa veramente pena sto gioco. Sì. Come personalizzazione del personaggio secondo me sì. O non so buono io a farla oppure fa veramente... Cioè, nel senso... Cioè, sono tanti preselezionati. Cioè, no? Cioè, preselezionati e poi mette tipo lentiggini, colore no, più chiaro Sabaku, meno. Sabaku non potrà fare... Sabaku oggi ha iniziato a giocarla, ha fatto un tizio coi rasta con una cicatrice. È perché Sabaku vuole sfottere. Non ha fatto la tizia all'inizio, perciò non ci vuole fare una seconda round. Lumos! Che è successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Ohia. Sì, signore, sto bene. Sto benissimo. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento? Quella statua. Quale statua? Niente, non vedo. Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Bro, me devi fare. Revelio. Quel riflesso che vedi. Revelio! Le meline! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Sì, il riflesso è ancora lì. Da se brucia la bacchetta quando giocavo. La posizione delle statue non corrisponde. Un attimo. Gira, gira. Quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dovresti lanciare Lumos. Ma forse o dovresti far tu. No, eh? Boom, Lumos. Imparata. Te contento quando impari?